particolare, questa è zona bruttarella, eh? Guarda qua per terra. Non c'è nessuno oltre di quello che stai facendo. Non ho capito. Anche. Lo sta facendo. Oh, guarda. Lo sta facendo. A me alto e basso, magro e grande. Non mi interessa di niente. Ascolta. Ma non si sta facendo. Ascolta. Ognuno deve lavorare con rispetto. Infatti, ma così non è rispetto. Abbiamo detto così niente, rispetto. Caro. A me abito qua. Anch'io. Qui. La Stato mi portano via senza motivo, mi portano a campo. Perché? Capito questo? Perché non c'hai permesso di soggiorno? Perché non ce l'ho permesso di soggiorno? Permesso di soggiorno devo fare da solo io? Devo fare da solo? Devo fare da solo, volevo capire. Guarda. Non urlare però. Io guardo come siamo tutti tranquilli. Stai tranquillo, aspetta un attimo. E sono andato a pagarti il biglietto. Più forti, vai. Più forti. Dai soda, vai. Dai. Siamo tornati alle cascine per l'ennesima volta e questa volta veramente vogliamo capire che cosa succede alle cascine. Considerate che di recente sono successi tantissimi fatti, tra cui forse quello più eclatante, che un ex prefetto è stato aggredito anche lui qui alle cascine, così forse le istituzioni capiscono che non è solo finalizzato a litigi interni tra di loro, ma una cosa che colpisce tutti i cittadini. E con tutti i nostri amici, noi abbiamo da questa parte i ragazzi del calcio storico, da questa parte i nostri amici della Colossale, che sono esperti di sicurezza, e poi Pileggi, andiamo a vedere un attimino la situazione alle cascine. Che poi la domanda è: come si fa a stare 24 ore su 24 alle cascine? Questa è un po'. Perché noi a qualunque ora veniamo troviamo gente. Ciao! Ciao! Guarda, tutti a nascondersi dietro i cespugli. Sulla tranvia. Ciao ragazzi! Certo, chi è? Sì, là. Hanno buttato delle bici in mezzo alla strada, guarda. Sì. Tipo guarda, stanno a buttare le bici in mezzo alla strada per creare. Guarda, in mano si allontanano, come se noi rallentassimo perché c'è una bici in mezzo. Una, due, tre bici e un carrello buttato in mezzo. Questo si fa prima dell'iniziazione degli scontri, forse dell'ordine si fa. Questa è la vecchia ultra. Sì, vabbè, sì. Così è fatta. Bravo. Così è fatta a pizze e fighe, ragazzi, ci mancherebbe. È una roba. Guarda, caffè buttato, vestiti. Guarda, sacchi e sacchi di immondizia. Cioè, poi questa è pure la componente degrado di un parco. Stanno tutti qua dietro, sento le bici che scorrono. Ma i ragazzetti hanno detto, se vogliono fare una foto, hanno preso il tram. Che facciamo? Proseguiamo? Sì. Andiamo a sto punto dove raga, vanno loro? Cammina per le cascine, c'ha un non so che di tetro in questo momento. Vai, metti una pausa. Quando mi hanno buttato per terra? Sì. Ammazza, un paio di Timberland nuove. Ah, vedi, sta zona è veramente particolare. Questa è zona bruttarella, eh? Guarda qua per terra. Ascolta, ci mettiamo rispetto perché noi siamo stranieri. Non c'è nessuno oltre di quello che stai facendo. Non ho capito. Anche. Lo sta facendo. Oh, guarda. Lo sta facendo. A me alto e basso, magro e grande. Non mi interessa di niente. Ascolta. Ma non si sta facendo. Ascolta. Ognuno deve lavorare con rispetto. Infatti, ma così non è rispetto. Abbiamo detto così niente, rispetto. Caro. A me abito qua. Anch'io. Qui. Io abito qui. La Stato mi portano via. Senza motivo. Mi portano a campo. Perché? Capito questo? Perché non c'hai permesso di soggiorno? Perché non ce l'ho permesso di soggiorno? Permesso di soggiorno devo fare da solo io? Devo fare da solo? Devo fare da solo, volevo capire. Guarda. Non urlare però. Io guardo come siamo tutti tranquilli. Guarda come impari. Siamo tranquilli. È mio schiena.
Calmo, calmo, stai, stai tranquillo. Non mi tocca. E allora, se no, ti avvicinare. Metti giù le mani. Metti giù le mani. Metti giù le mani. Fermo, dove vai? Calmo, tranquillo. Devi stare tranquillo. Ma tu vai verso la ragazza. Devi mantenere la distanza. Dovete mantenere la distanza dalle persone. Si mantiene la distanza. Ragazzi, in un paese civile si mantiene la distanza dalle persone. No, lui è tranquillo. No, lui deve capire che deve stare distante dalle persone. Non mettere le mani sulla faccia delle persone. Ok, bravo, così. Noi stavamo camminando, tu sei venuto, capito? Ascoltami, andiamo. Andiamo adesso. Ce la faccio, tranquillo. Sì, vieni qua, con calma. Sai cosa vuoi? Con calma, non mi vuoi però, fratello. Dammi la cassa. Ma non è televisione, non siamo televisione. Ti do voce, ti do voce, vuoi dire qualcosa? Non la vuoi, dammi la cassa, non lo vendo. E poi si è alzato lui per venire da noi, quella la cosa. Stiamo a inquadrare le panchine noi. Se vuoi da noi, hai voglia di comunicare qualcosa? Che lavoro ho fatto? Come devo fare il lavoro? Come devo lavorare? Dammi la cassa. Io lavoro. Dimmi. Come devo lavorare? Devo, non devo. Dimmi che lavoro fai. Che lavoro fai? Io? Sì. Dimmelo. Uccidere. Uccidere? Sì. Secondo te? A me. Uccidi a Biga, no, Biga è un'istituzione. È sbagliato persona, magari inizia. Non si scherza con Biga, dai. Io uccido, questo è vero. Dai, ma che uccidi? Quanti ne hai ammazzati? Dai, fratello, che uccidi? Ma che te ne stiamo? Quanti ne hai ammazzati? Io uccido, questo è il mio lavoro. Uccido. Arrestato. Uccido, questo è il mio lavoro. Tu uccidi? Sì. E lavora, dai, uccidimi a me. Ma no, ma dai, ma non lascialo stare. Perché devi dire così, scusa? Non si fanno così. Non si minacciano le persone, mo perché siamo noi, siamo tranquilli. Io non minaccio, il mio lavoro che sto dicendo. Sì, ma non ti avvicinare, perché non ti devi avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Perché non avvicinare? Non ti devi. Sì, ma tu perché mi vieni sotto? Ascoltami. Ascoltami. Andiamo. Ascoltami. Andiamo, lascia. La faccio. Tranquillo. Vuoi dire qualcosa? Tranquillo. Il mio lavoro che sto dicendo non è minacciare. Sì, ma non ti avvicinare, perché non ti devi avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Sì, ma non ti avvicinare. Perché non avvicinare? Non ti devi. Sì, ma tu perché mi vieni sotto? Devo stare dove c***o mi pare. È uguale. Senza nessuno. È uguale. Sotto alle persone. Allora, stai dietro. Che sei? Stagli lontano. Chi tu sei? E ci sono now. E ci posso venire sono qua. Una straniera. Dai, ci posso venire sono io qua. Una straniera che è io ci posso venire qua. Senza che te mi venga a rompere. Ma hai capito o no? Capito o no? Scusa, ma ascolta. Ma tu io sei... non parlo con donne. Ah, non parlo con donne. Non tocca le cose. Non vabbè, vabbè, allora fratello, vada, dai. Torna dove sei venuto. Perché non parli con donne? Dai, torna da là. Io voglio parlare con te. E allora torna dove sei venuto, dai. Quelli. Dai, ragazzi. Magari potete andare. Dai. Vatti a riposare, fratello. Ma perché vai sotto a... Ma perché vai niente, sotto? Vuole per forza... Sì, non so, ieri la strada dormono come animali. Però siamo qua. Pericolosi. Oh, Matti. Oddio. Raga, dai. No, ma... Buoni, buoni, raga, va, dai, su. Lo stiamo dicendo noi. Picchiami. Non si picchia nessuno. Ti fai male male, sta qua. Ma nessuno ti deve... Nessuno ti vuole picchiare, sei tu che sei venuto a aggredire. Guarda che ti fai male. Non ti avvicinare, devi stare a distanza. Devi stare a distanza. Ti fai male. Devi stare a distanza dalle persone. Ti fai male 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 male, fratello, non devi fare l'eroe, devi stare a distanza. Ti fidi di me? Sono le mani sulla donna. Vattene a dormire, dai. Andiamo. Fatta a riposare. Dove dormi? Ragazzi, è un kamikaze lui, dai, si vede lontano un chilometro, dai. Forza pure con me oggi. Mattia, è un kamikaze. Sì, non so, ma... La strada dormono come animali. Però siamo sono pericolose queste persone, capito? Qui. Sì, ma non. Cioè, ma per non mettere avvicinare, però. Mamma mia, fratello. E te viene sotto. Te ne vuoi andare? Vattene, fratello. Io non so come dirtelo. Vattene, mettiti qua, riposati un po'. Ma cosa è che parlare? Una panchina. Una panchina? E dove. Che devo fare io? Prendi una della tua famiglia e dormi qua.
Dice prendi una, ma lui la sua famiglia la mattina alla sera lui lavora per non far dormire la famiglia. Sì, ma lui la sua famiglia metti questo. Sì, ma lui la sua famiglia la fa mangiare, va a lavorare apposta. Se tu vai a lavorare o comunque trovi una situazione dove puoi lavorare, sei pronto? No, ora se vuole farmi una fa. Sbagliato persona. No, 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 nessuno ti ammazza, ok? Lo so, però okay. Te viene addosso, batta, capito? Fratello, stiamo andando via, ma siamo dovuti tornare indietro. Cioè, noi stiamo andando via e siamo dovuti tornare indietro, troppo, capito? Va bene, basta. A posto? A posto? Dai. Vatti a riposare un po', fratello, che non sei in grado. Non sei in grado, fidati, fratello, secondo te... A posto? Possiamo andare adesso? Andate, se fermate il tramvia. Ma noi andiamo in giro per il parco, in genere. Sei calmato un po'? No. Avevi l'opportunità di comunicare qualcosa? No. La vuoi comunicare? O basta? Dai, fratello, basta. Ascoltami, non sei fratello per me. Tu mi hai detto fratello. Lascialo riposare. Vatti a fare riposino, dai. No, questo... Tifosi che fanno... Finta di fare bravi, ma voi siete più schifi. Siamo più schifi, facciamo finta di fare bravi. Vabbè, bravo. Mi dà un consiglio. Andiamo tutti quanti. Dai, lui si è calmato. Fratello, però non ci inseguire adesso, perché mo ci stai dando fastidio. Io cammino qua, te non mi puoi fermare dove cammino. Vabbè, ricordate sempre insieme, te prendi le responsabilità. Allora. E via fa la puntata con noi, dai, camminiamo insieme, l'importante è stare tranquilli. Sto anche cercando un po' di calmare la situazione. No, il discorso qual è? È che, guardate, partono gli insulti solo perché camminiamo qua. Sì. Ora bisogna stare anche attenti ai sassi e alle cose, ragazzi. Sì, occhio, infatti. Ragazzi, attenti a tutti ai sassi e alle cose, perché... Niente, ha deciso di fare la puntata con noi. Il nuovo forbicette. Bravo, il nuovo forbicette. Le scarpe meglio. Sì, sì. Anche la giacca è più carina. Per forza vicino a me sempre devi stare, frate. Mamma mia. Matti, forse sei diventato simpatico alla fine. Secondo me è nato qualcosa. Quale? Quello lì? Ha spaccato la bottiglia quel ragazzo. Vai, okay. Uno. C'ha un coccio e bottiglia a mano, stiamo attenti ovviamente. Fratello, non la toccare Evelina, te lo giuro, l'ultima cosa che fai, fratello. Basta non toccare le persone e mantenere la distanza. Don't touch, gliela famo, don't touch, no, fratello. Ma allora, voi mi toccate. Vabbè. Basta che uno sta a distanza famo sto patto. Altre persone. Don't touch. Si sente minacciati altrimenti. Minacciate voi. Lo so, però ci si sente minacciati perché non te conosciamo noi. Capisci? Qua, sì. Dipende come te prende, capito? Se te prende male come è presa a lui, che diventi molesto. Però io posso dirti una cosa. Allora, eravamo noi, no? Te sei grosso, sono grosso, tutti sanno me. Pensa se era una persona comune che si ritrovava col telefonino in mano e questo gli andava sotto. Che cosa poteva succedere? Cioè, questa è la domanda. Un signore, una donna con la mamma col passeggino. Hai sentito lui che ha detto? Ha detto, però hai visto, quella sta passando con la bici, come se chi passa con la bici velocemente è bravo, chi si ferma come noi a camminare è cattivo. Certo. Capito? Sì. Siamo qua per forza, perché voi rubate tutta quella caffè. Ci vuoi sapere storia? Noi rubiamo all'Africa. Io? Vai, dici questa storia. Cioè, te va? Quello ho preso. Era... Io ti dico davanti, carabinieri. Oh, silenzio. No, di a loro, fratello, dio direttamente quella. A loro, dai. Quella è ambulanza. Tu non sei andato a scuola. Io non sono andato a scuola. Opportunità per darvi di dire. Io non sono andato a scuola anche se mi hanno dato l'opportunità. Si creano le opportunità. No, ma io ha detto che io non sono andato a scuola. Anche se ho avuto l'opportunità. Dove lavoro io lui merita di essere direttore. Ma lui... Se a noi ti si pagano che si lavora, sì. Noi che ti si lavora. Avvicinare, frate.
ma di cari non ci serve. Ma poi ti mette le mani davanti agli occhi, cerca che è fastidiosissima sta cosa. Per favore. Io sono educatissimo, ma te lo ripeto. Non ti serve. Non ti pagano più mal educato. Ti ho offeso? Capito? Sei tetto chi le donne. Capito? Sei tetto chi le donne. Maleducato non ti serve. Capito? Impara l'italiano prima di parlare con me. A me non sono mio hanno madre chiesto di pagare chiesa. A chi passa bene allora che direttore di che tu vuoi diventare di cosa direttore quella, di cosa dico ah vabbè mo diciamo sapete io ce l'ho mia con te italiani, ce l'ho con chi ti fa avvenire con il resto dell'Italia mi danno schifo certo, danno schifo anche a me ti fanno entrare in Italia guardatelo qua io torno però Matti scusate hai sentito che gli hanno detto aspetta un attimo ora stai tranquillo aspetta un attimo e sono andato a pagarti il biglietto più forte più forte non fa non ne andare più forte frate dai ma bello è questo tu c'hai solo dai frate dai basta poi ti fai pure male e stiamo a cavallo dai basta fare i posini dai frate non farmi solo qualcosa di dolore per dire magari tu sei è un ho detto raga è un kamikaze lui vedo che è una sofferenza ma hai capito tutto male scappo dai no dai raga poi vado di cerca più grossi capito per farsi male allora lasciamolo stare questo ragazzo c'ha una bottiglia l'ha messa in tasca quale? E questo che stiamo andando ha detto venite c'è una bottiglia allora. C'è una bottiglia no questo ragazzo qua ma c'è la bottiglia no sì occhio allora sì no lui no buono e quello è pure di vetro fra. Colpa mia che te bevi fra amare il capo che te sei bevi che cos'è? Beve per l'alcol. Whisky. Alcol. Perché ti sei arrabbiato? Mo? Prima ridevi. E vabbè, va e viene, capito? Ma perché si sono detto tutti arrabbiati i tuoi amici? Che è successo? No, i tuoi amici. Perché sono arrabbiati con noi? Non c'è amici qua. Amici okay. Marocchini fra. Come mai tu stai qua adesso? Che? Non capito la lingua bene, posto? Guarda, sono nuovo qua, non capisci bene italiano. Ok, parli benissimo. Quant'è che sei in Italia? Un anno e mezzo così. Ok. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Fili di puttana, corre con le canne, a me piace quella. Ok. Andiamo, Mattia. Va bene. Ciao, stammi bene, buona fortuna. Quello che lui ha sentito da un signore che stava facendo jogging qua, sì, anziano. Stava correndo e nulla, l'ho fermato, gli ho detto, ma te passi tranquillo da qua. E ho detto, ma io non li guardo in faccia, però una volta mi hanno chiesto, oh, quando passi di qui devi pagare. Cioè, hanno chiesto a un cittadino di Firenze i soldi per poter passare alle cascine e stare tranquillo. Un'estorsione, cioè, un'estorsione grave, tra l'altro. E poi non li guarda nel viso, dici, no, ma io sono tranquillo, perché io non li guardo nel viso, passo. Correndo, perché correva. Presente anche, lo diceva. Quindi renditi conto a che punto siamo. Poi quello che è successo all'inizio, visto, siamo stati insultati, strillati, minacciati, solo perché passiamo per le cascine. Infatti. Qualcuno dirà, ma c'avete le fotocamere. Ma ripeto, secondo me, esatto, chiunque ha un telefonino, chiunque ormai, può riprendere. Ormai sei ripreso, c'è telecamere dappertutto, quindi sei ripreso. Esatto, le cascine sono piene di telecamere, tra l'altro quindi, non so chi le guardi, però vabbè, visto quello che succede. In pochi li guardano. Sul palo lì, quella è la telecamera. E poi hai detto bene. Guarda sotto, niente, che c'è, erano tutti qui sotto. Sì, sì, mo se ne sono andati che siamo arrivati noi. Sì, ma la telecamera che ci fa? Oh, davvero? Stanno tirando i sassi di brutto. Ma dov'era? Da dietro. Guarda. Dove, oh? Attenzione perché un sasso di questi, regà, ti fai male. Vedi, sta dietro ai Massimo, ai Fabrizi. Eccoli, regà, laggiù. Si sono messi dietro un cespuglio. Ci hanno attaccato. Allora, ci hanno attaccato. Stanno ufficiale. Dietro un cespuglio. Sta là dietro quel cespuglio. Aspetta, non andare da solo. Fermati qua. Fammeli vedere prima. L'avevo detto prima che ci avrebbero tirato sassi. È scappato. Qui stanno a fumare bottiglia, hai visto? Ha rifatto capocella, sta rivenire, è questo. Eh? Questo col cappuccio, Hanno tirato sassi. Sì. Sì, ma non andare da solo, aspetta a noi, no. Con calma, tanto non è successo niente, dai. No. Vai tranquillo. Aveva un cappuccio, capito? Tanto sono dei codardi e se sono manifestati per tali. Tuo padre, sì. Tuo padre è un grande. Cioè, fate capire che sasso è stato tirato. 3 centimetri. Ma sai qual è il discorso? Se tiri i sassi da dietro ai cespugli, sei pure un codardo, cioè...
se non ti va bene una cosa, vieni a parlarne e lo dici. Ripeto, pericoloso, adesso ributto a terra. Allora io non è che voglio creare un disagio, però voglio far capire che non è possibile che tu non sei libero di camminare, di girare, di andare qua e ti ritrovi, capito? Sassi lanciati, bottiglie, minacce, casini. Evelì, cerchi di stare vicino a me. Occhio. Come stai? Bene? Allora? Sono tutti arrabbiati quando veniamo qua, tu invece stai calmo, calmo. Che gente li vedono in televisione, solo quello. No, ma noi non stiamo in televisione, noi sui social. Sui social. Io sì. Io ormai sono passata alla televisione, guarda sta ragazza come è ridotta. Oh. Sì. Che dispiacere proprio, questo magra magra, una ragazza poi giovane. È quello che te colpisce. Buttata qui, peserà 35 kg quella. Tutto il giorno? Tutto il giorno. Per drogarsi. Per drogarsi, cioè questo è quello che poi non capiscono, vedi, poi salgono sulla tranvia, vanno là dietro, vedi, ora si sono spostati dall'altra parte del parco, stanno andando a tutti. Ci hanno tirato un sasso gigante dietro un cespuglio e io, cioè, sono venuto qua, ogni tanto veniamo alle cascine, ci facciamo una passeggiata per vedere com'è la situazione, no? Mi chiamo Justice. Grande. Piacere. Come stai? Ti vedo più calmo, meno male, se vuoi dire qualcosa. Voglio passeggiare, perché oggi non sto lavorando, voglio passeggiare un po' per vedere come funziona, ma sono a posto. Ma tu stai qua a Firenze, vivi qua? Sì, di qua, sì. Che fai nella vita, caro, se ce lo vuoi dire? Sì, lavoro, anche a volte, ma non è sempre, dipende. Come lavoro, quindi lavori saltuariamente? In primavera se lavoro facchino e 6 mesi, 8 ore di lavoro, dipende, 8 mesi di lavoro. È lunio però si sente parlare di lavoro, tra sì, l'altro, è lunio e si sente parlare di lavoro. È lavorato tanto qua. Ma c'hai famiglia qua, caro? Sì, no, senza famiglia, sono gambiano. Gambia? Sì. Ah, ok. Nato in Gambia. Perfetto. Che ne pensi della situazione qua alle cascine, sempre se lo vuoi dire? Beh, per me loro serve un'altra maniera, vuole essere un lavoro giusto, trova una stanza, così non va bene per nessuno, anche per te non va bene. La soluzione per te quale sarebbe? Se hai un'idea? Sì, devi portare loro a scuola, fare un'altra qualcosa, dopo per una stanza per loro, stare per bene come altri, lavora per bene, sistemare il documento per bene. Senza questo non... Mi confermi che qua c'è degrado, perché io non vedo mai un bambino giocare col padre a pallone. Hai detto lavori, stai trovando un lavoro, quindi perché non lo possano fare loro quello che fai te? Anche senza documenti saltuariamente lavori, giusto? Allora non è che uno non c'ha il documento, la soluzione è fare il criminale. Perché io sono qua anche io, qualche volta. Senza lavoro giusto, non c'è lavoro, non c'è niente, il documento è un problema, è bloccato, io sono qua un pochino per fare... Sono domande personali, ma te la notte dove dormi? Io la notte c'è la mia casa, c'è la mia stanza dove dormi. I tuoi compagni, i tuoi amici, diciamo, hanno più difficoltà rispetto a te nel trovare lavoro perché magari fanno uso di sostanze. Te magari una cannetta te la puoi fare anche te magari, però loro sono sempre qui che fanno sempre uso di sostanze. Così magari è più difficile trovare lavoro. Cioè non trovano lavoro perché si drogano? No, non è per drogano. Ho riassunta proprio... Sì, non è questa cosa, non è come un drogano. La verità... La verità però, fratello. Sì, la verità è una cosa come loro si trovano il lavoro giusto, anche la stanza, calma, tranquillamente, con documento, parla con la famiglia, loro non si può stare qua. Perché senza questo allora cosa devi fare? Devi stare qua un pochino perché non c'è altra maniera di fare. È un po' difficile. Questo è l'inizio, diciamo, no? Mai, non si può parlare mai, non si può fare niente. Devi pensare che sei un criminale, anche se non sei un criminale. Sei un apparso onesto. È vero, però perché i tuoi amici scappano, ci offendano, bevano e te invece sei stato qui tranquillo a parlare con noi, educatamente? Cioè, perché anche i tuoi compagni non fanno come hai fatto te? Perché noi non si viene ad arrestare nessuno, eh? Noi non mancherebbe. Per parlare, te ti sei messo qui per bene, come una persona civile, hai parlato con noi, hai fatto tutto quello che dovevi fare. I tuoi compagni invece ci lanciano sassi, ci sputano. Ci infamano, ci offendano, passa accanto, vengano sotto il viso. Noi non si dice non dormite qui. Non possono chiedere alle persone anziane che passano, chiedergli soldi. Dice te se vuoi correre qui tu devi darci soldi, tutte le volte passi. Non è carino questo per una persona. Il signore che correva, se vuoi correre qui ci devi pagare, hanno detto. No, ma che pagare? Non si può pagare niente, devi correre per forza, per fare. In teoria. Per tutti, uccello, come per tutti, devi... Vabbè. Come volo. Buona Comunque, giornata. Io ti ringrazio. Anche io. E buona fortuna per tutti. Anche voi devi fare qualcosa per noi, capito? Grazie. Per tutti. Siamo qua apposta. È vero. Con olio, è vero. Oliva. Si mangiamo insieme, viviamo insieme. La vita è così. Ciao. Un bicchiere di vino. Facciamo una bella giornata. Ciao, grande. Buona fortuna. Vedi, è un parco fondamentalmente pulito dove in alcuni punti c'è una quantità di sporcizia enorme.
Perché so, guarda, un documento, una carta d'identità, fermo. Poi dicono che c'hanno i documenti. No, che questo è rubato. Rubato, schifo. Repubblica Italiana, una carta d'identità, quelle di ultima, ultima generazione. Una signora. Certo. De Firenze. Questa tocca portarla poi. Vedi? La possiamo lasciare in stazione alla polizia, tienila. Sì. Signore. Signore, donne. Chi vanno a rubare? Una donna. Persona in difesa, chiavi dei camper. Sì, chiavi, chiavi dell'automobili. Qua c'hai chiavi dei camper. Ah, vedi? Queste sono chiavi di un camper, c'è pure scritto camper. Perciò immagina qualcuno è venuto, gli hanno rubato dentro al camper e gli hanno rubato pure le chiavi. Se le forze dell'ordine venissero a raccogliere qua, abbiamo trovato un documento delle chiavi di un camper. E non oso immaginare che altro trovo se adesso salgo io. Ma così a occhio, con gli occhiali da sole. Regà, c'è uno che sta male qua, eh? C'è uno che sta male. Qua. No, no, sta col braccio. Regà, c'ha il braccio caduto, sì. Forse sta in overdose questo, sai? Come stai? Regà, sta male, eh? Guarda, c'ho la testa buttata così. Come stai? Ehi, how are you? Sta a posto, boh, si capisce. Io, dai. Tutto bene? Ma sta proprio un catalesse, eh? Caro! Ma hai buttato dentro un cespuglio, capito? Occhio, regà, che qui è pieno di oggetti pericolosi, eh? Muove, non, sì, ma si muove, ma non è cosciente. Guarda, c'è un cucchiaino per terra, c'è la siringa là vicino. Niente, chiamagli l'ambulanza, eh. Non sta bene, guarda che sta qua. Sta, respira a fatica. Qui è pieno. Regà, sei amico vostro, venite però. Sì, c'ha le mosche sulla faccia, capito? Guardalo un attimo. Guarda che sta tutto così, eh? Mica tanto, raga. E se dorme così. Che stai? Vai, ti chiama ambulanza. Va bene? Papo chiamare. Porca! Secondo te, è amico tuo? Tutto bene? Quando che ne fai? Stai bene? Ma malo, cai. Mi sono preoccupato, tutto. How are you? Ah, ma sto lì. Oh, c'ha la testa tutta indietro. Corca! Corca, che ne fai? Passa da qua, frate. Sì, passa da qua, mi sono preoccupato perché stavi messo male, frate. Ah, ecco. Basta che stai bene, guarda come ti pare, frate. Sembrava morto. È 24 ore e non dorme.